Le 20 e 53 minuti, siamo riusciti a trovare Dodi Battaglia mentre ascoltavamo Una canzone per te di Vasco Rossi, in cui Dodi Battaglia, lo sentite, era alla chitarra. Dodi, buonasera, benvenuti a Zapping. Grazie, ho riconosciuto me stesso con l'amico Vasco. Sì. Senti, purtroppo abbiamo fatto fatica a trovarti, ci resta poco tempo. Volevo che mi parlassi un momento di questo tuo triplo vinile bianco, sì. Perle, che cos'è? Una grande operazione di nostalgia, un po' il vinile, un po' la storia dei Pooh. Che cosa ci hai messo dentro? Beh, in realtà parte tutto da un concerto registrato a Roma di questo spettacolo che si chiama Perle, nel quale ho voluto inserire tutti i brani, forse meno eclatanti dei Pooh, quelli un pochino più da intenditori, più nascosti, ma non per questo meno importanti e non per questo meno belli, anzi, in certo senso sono pieni di ispirazioni e di cose bellissime che abbiamo scritto nel tempo. E niente, questa è un'idea che nasce appunto dalla gente che veniva a vedere i miei concerti, che diceva: ma che bello, piccola Katie, tanta voglia di lei, pensiero, tutte queste cose, ma perché non mi fai questo, quest'altro brano? E noi abbiamo inciso più di 300 canzoni, ho voluto metterle in sequenza, questi brani, e poi sono andati a sentirli e ho detto: beh, non può non essere uno spettacolo teatrale, col quale ho viaggiato fino a questa primavera nei teatri, registrando sold out dappertutto, in maniera particolare poi a Roma. È stato un concerto, certo, bellissimo, è stato registrato un doppio CD. E questo doppio CD, come spesso accade nei grandi dischi, è diventato anche un vinile per i grandi estimatori della musica, per gli audiofili. Per gli audiofili, cioè vogliono la perfezione. Esatto, siccome non ci stanno due CD in due vinili, abbiamo dovuto farli tre e li abbiamo fatti bianchi, proprio per dare un senso di esclusività a questo prodotto. E sono molto contento, anche perché unito a questo CD e disco c'è un libro, sostanzialmente proprio un libro fotografico, racconta, no? Con delle foto anche. Con delle foto anche, un libro dove viene raccontato la genesi di ognuno di questi brani, come è nato, dove è stato composto, qual era il clima, quali erano gli studi, le città che attraversavamo quando abbiamo inciso questi brani. Per cui è un'operazione di rivisitazione, come si può dire, valorizzazione di un certo tipo di maniera di fare musica. A tanti di noi ci farà risentire giovani, ci farà ricordare tempi che sono lontani, ma che ci ricordiamo volentieri. Ma sì, è molto bello, perché si riscopre l'ingenuità, il grande, se mi permetti i termini, il grande talento anche, no? Non parlo solo di me, ma insomma di tutti noi quattro. Poi il tuo indiscusso. Senti, purtroppo ci dobbiamo salutare perché ci è rimasto pochissimo tempo, ma ti si rivedrà anche in tournée, no? Ci sarà ancora un giro. Volentieri, io sto proprio adesso ripartendo per questo tour estivo che mi porterà nei grandi spazi estivi con questo concerto che si chiama La Storia Continua, dove invece andrò a suonare tutti i più grandi successi dei Pooh, unitamente a quattro brani appunto di Perle, che sono i brani irrinunciabili, con i quali do l'appuntamento appunto a rivederci durante la tournée invernale. Benissimo, allora in bocca al lupo, grazie Dodi Battaglia per essere stato con noi. Grazie, noi ci dobbiamo fermare, saluto tutti e ringrazio Alessandro Allegri.